Armadio Etico nasce all'interno dell'Istituto Universitario Salesiano di Venezia e Verona e rappresenta un percorso di consapevolezza e conoscenza sulla moda etica e sostenibile. È un esempio di come un'altra moda fatta di persone, di attenzione, di rispetto verso il mondo, verso la pelle, verso comunque il creato è possibile. L'Istituto Universitario Salesiano di Venezia e Verona è anzitutto un luogo accademico e un luogo di formazione e di educazione. Per questo proprio la Laudato Si' ci ha offerto e ci ha messo davanti due assi importanti, uno per la ricerca accademica ed è l'approfondimento dell'ecologia integrale. E l'altro formativo educativo che è l'implementazione di nuovi stili di vita. Messi assieme saranno i due grandi vettori del lavoro dei prossimi 3 anni. La Laudato Si' di Papa Francesco ci ha suggerito un percorso originale e anche decisivo, quello della moda etico-sostenibile. In genere non si pensa che la moda abbia un valore così importante per la casa comune, e invece tutto è interconnesso. La bellezza, la tutela del creato, la persona, la qualità e i diritti dei lavoratori, la società e l'economia. Il percorso armadio etico è un modo che abbiamo individuato per entrare in dialogo con il mondo della moda, perché tutti siamo compartecipi e responsabili della crescita della casa comune. Armadio Etico vuole educare i visitatori e gli studenti che partecipano e che vengono a vedere la mostra in 3 tempi. Il primo tempo è quello conoscitivo e quello informativo, perché dovremmo acquistare una moda etica e sostenibile. Il secondo tempo è quello di presentazione di alcuni esempi e alcune scelte. Questa altra scelta possibile si concretizza in alcune collaborazioni e in alcune realtà e brand presenti. Il terzo tempo è la possibilità per i nostri visitatori di toccare con mano i tessuti e la qualità dei materiali proposti. Armadio Etico non è solo una mostra, ma ha l'obiettivo di sensibilizzare le persone che vengono a visitare, anche i nostri studenti, questo nostro spazio espositivo, con l'obiettivo di avvicinarli a delle pratiche, a degli stili di vita più sociali e più vicine ad una trasformazione anche etica.